Nella seconda lezione abbiamo introdotto il significato inteso della logica proposizionale classica. Il significato inteso può essere facilmente formalizzato e di conseguenza in questo modo otteniamo una semantica per la sintassi introdotta in precedenza. Questa semantica è definita come segue. Fissiamo innanzitutto una mappa nu dall'insieme delle variabili in 0,1. I valori di verità saranno denotati da 0, il falso, e 1, il vero. Il significato di una formula, scritto tra doppie parentesi quadre, è definito per induzione nel modo seguente. Se A è una variabile, allora il suo significato è pari alla sua valutazione, la funzione nu applicata ad A. Il top viene valutato in 1. Il bottom viene valutato in 0. Useremo in maniera indifferente la parola valutazione o significato. La semantica che stiamo definendo prende il nome di semantica a tavole di verità in quanto la funzione significato viene mostrata in modo tabulare. Di conseguenza, se la formula è una congiunzione BNC, allora il significato della formula è calcolato attraverso la funzione che viene mostrata nella tabella nella slide. Essa non è affatto sorprendente in quanto corrisponde esattamente al significato inteso. Analogamente, se la formula è una disgiunzione, allora il suo significato è determinato dalla tabella che compare nella slide. Anche questa volta, questa funzione non è sorprendente. Essa mappa esattamente il significato inteso. La tavola di verità della negazione è particolarmente semplice. Essa mappa 0 in 1 e 1 in 0. Di conseguenza, una formula che sia una negazione viene interpretata secondo questa tabella. In modo molto simile, se una formula è una implicazione, il suo significato è determinato dalla funzione tabulata come nella slide. Supponiamo di voler mostrare che x and y implica x or y sia vera indipendentemente dai valori che noi possiamo assegnare a x e y. Un modo che già conosciamo consiste nel dimostrare questa formula. In realtà in questo caso vi sono due possibili dimostrazioni che sono quelle riportate nella slide e che seguono la procedura generale per effettuare questo genere di dimostrazioni. In particolare, noi deduciamo la conclusione attraverso una introduzione di implica. Questo ci fornisce come obiettivo il dover dimostrare x o y e possiamo dimostrarlo in due modi alternativi, introducendo un or a sinistra oppure a destra. In entrambi i casi possiamo ottenere l'obiettivo che consegue dall'introduzione di or semplicemente effettuando l'eliminazione di AND sull'ipotesi. Se noi proviamo a calcolare il valore della conclusione usando la semantica tavole di verità, partiamo disegnando una tavola in cui scriviamo tutti i possibili valori per le variabili x e y, esattamente come nella slide. Il passo successivo consiste nel calcolare i valori di x and y e x or y a partire dai valori di x e y. Come nella slide, questo è molto semplice e si ricava usando le tavole di verità della semantica. A questo punto possiamo calcolare il valore della conclusione semplicemente usando la tavola di verità dell'implicazione e le due colonne precedenti.
Il risultato, come si può vedere nella slide, è che per ogni possibile valore di x e y, il risultato, il significato di x and y implica x or y è sempre 1. Di conseguenza, la conclusione per esaustione dei valori è una tautologia. Le tavole di verità non consentono solo di valutare una formula composta a partire dai valori delle sue componenti e in ultima analisi dal valore delle sue variabili. Consentono anche di confrontare il valore dei significati di formule all'interno della struttura data dalla semantica. Ad esempio, noi possiamo dimostrare che l'interpretazione di E della AND, della congiunzione, è sempre minore o uguale dell'interpretazione del OR o della disgiunzione. Procediamo come segue, in modo analogo al caso precedente. Per ogni possibile valore di x o y andiamo a calcolare i valori delle varie componenti. Di conseguenza iniziamo a scrivere una tavola in cui al di sotto di x e y listiamo l'insieme di tutti i possibili valori. Come in precedenza, per ogni possibile coppia di valori di x e y andiamo a calcolare il valore di x and y e il valore di x or y. E facciamo questo usando la semantica a tavole di verità, quindi le tabelle date nella definizione della semantica. A questo punto, semplicemente confrontando i valori nelle due colonne precedenti, otteniamo l'ultima colonna. Quindi 0 è minore o uguale a 0, di conseguenza questo è vero, cioè 1. 0 è minore di 1, di conseguenza le due entrate successive nella tabella sono entrambe 1. E infine 1 è minore o uguale a 1, quindi l'ultima entrata è 1. Di conseguenza la tesi che volevamo dimostrare è provata usando appunto la semantica. Le tavole di verità trovano amplissimo impiego nella sintesi di circuiti logici. Non solo, essi sono alla base del modo in cui scriviamo le condizioni nei linguaggi di programmazione. All'interno dell'analisi dei circuiti logici vi sono moltissime tecniche per minimizzare il numero di porte, ovvero il numero di connettivi che sono presenti all'interno di un circuito, o se preferite, di una formula. Tutte queste tecniche, che sono volte a minimizzare il numero di connettivi o a minimizzare la profondità di una formula quando la scriviamo come un albero, sono basate sulle proprietà logiche dei connettivi e in gran parte sugli esempi che abbiamo visto nella terza lezione. Poiché altri corsi trattano queste tecniche in maniera più estensiva e orientata alla sintesi di circuiti, noi non ne tratteremo in questo corso. Tuttavia, nell'ambito della logica, ci limitiamo ad osservare che le tavole di verità sono un modo molto semplice e molto preciso per dare un significato alle formule. Tuttavia, non sono un modo efficiente per verificare se una formula è vera per ogni assegnamento. Infatti, il numero di assegnamenti possibili per una formula di n variabili è pari a 2 alla n. Tradotto in termini di tavole di verità, se noi abbiamo n variabili, allora avremmo una tabella che contiene 2 alla n righe. Questo significa che per verificare se una formula è vera per ogni assegnamento, dovremmo verificare 2 alla n possibilità, quindi una quantità esponenziale nel numero delle variabili. Come avevamo già accennato in precedenza, l'insieme dei connettivi della logica proposizionale classica è ridondante. Non ci servono tutti. Il primo fatto che possiamo dedurre
è che la negazione può essere definita a partire dall'implicazione e dal falso. In effetti ci basta definire non A come A implica falso. Che questo meccanismo funzioni è facile da vedere mediante le tavole di verità. Infatti se A è 0, allora non A è 1 e, valutando A implica falso, mediante le tavole, otteniamo che A implica falso è anche lui 1. Analogamente, se A è 1, allora non A è 0 e A implica falso è 0. Di conseguenza, non A è la medesima cosa di A implica falso. Questo significa che noi possiamo sempre eliminare la negazione dal linguaggio, ci basta che il linguaggio contenga l'implicazione e il simbolo bottom. L'insieme dei connettivi AND, OR e NOT è sufficiente per definire tutti gli altri. La dimostrazione è una semplice verifica mediante le tavole di verità. TOP può essere definito come non X OR X per una qualsiasi scelta di X. Usualmente sceglieremo per X una variabile. BOTTOM può essere semplicemente definito come la negazione di TOP. A implica B può essere facilmente definito come non A OR B. L'insieme di connettivi AND, OR e NOT non è minimale. Infatti, la congiunzione può essere definita a partire dalla disgiunzione e dalla negazione. Anche la disgiunzione può essere definita a partire dalla congiunzione e dalla negazione. La dimostrazione si effettua ancora una volta usando le tavole di verità. In particolare, A and B può essere definito come non, non A or non B, e A or B può essere definito come non, non A and non B. Normalmente, non A and B uguale non A or non B e non A or B uguale non A and non B, come si legge nella slide, sono dette leggi di De Morgan. Se rammentate, le abbiamo dimostrate nella terza lezione. Noi usiamo generalmente il simbolo uguale tra due formule, intendendo che queste due formule sono equivalenti. E precisamente usiamo A uguale B come un'abbreviazione per A implica B and B implica A. Quindi quando andiamo a dimostrare un'equivalenza dobbiamo dimostrare l'implicazione nei due sensi.
andando a ispezionare e combinare i risultati precedenti, vediamo che vi sono molti insiemi di connettivi minimali. Ad esempio, il falso e l'implica è sufficiente a definire tutti gli altri connettivi. Il non e l'and è sufficiente per definire tutti gli altri connettivi. Il non e la disgiunzione è ancora una volta sufficiente, così come il non e l'implica. Nessun singolo connettivo logico è sufficiente per definire tutti gli altri. Tuttavia, possiamo inventare un connettivo singolo che sia sufficiente a questo scopo. Normalmente questo non viene fatto perché è semplicemente poco pratico nel ragionamento. Tuttavia diventa molto conveniente in certe circostanze, ad esempio nella sintesi dei circuiti digitali, in cui si può realizzare efficientemente una porta logica e mediante essa realizzare tutte le altre. In particolare, noi definiamo il segno di Scheffer, oppure il NAND, come A NAND B uguale NOT A AND B. Usando le tavole di verità è piuttosto semplice far vedere che non A è uguale a A NAND A e A implica B uguale A NAND B NAND B. Dato che il non e l'implica è un insieme di connettivi sufficiente a definire tutti gli altri e il NAND è sufficiente a definire questi due, possiamo tranquillamente affermare che il NAND è sufficiente a definire tutti i connettivi, esattamente come volevamo far vedere. Thank you.